Pillola numero 2. Ecco le pillole del marketing, che i grandi del marketing applicati al mondo assicurativo. Un'affermazione è che ultimamente si guardano sempre più i media, c'è sempre più attenzione verso il media e sempre meno verso l'arte di comunicare. Purtroppo questo nel mondo assicurativo lo vediamo quotidianamente ed è uno dei principi cardine del nostro marketing assicurativo. Quante volte abbiamo detto non esiste il digitale, non esiste il marketing digitale, marketing online, esiste un modo di comunicare, soprattutto nel mondo assicurativo. Abbiamo visto milioni di euro speso sul digitale, sulla televisione, con risultati pari a zero. Perché? Perché ci si concentra purtroppo, come errore, molte volte sul media. Tante volte anche mi viene chiesto, ma come posso fare un post bello, un messaggio su WhatsApp, un manifesto, un poster? Quello viene dopo, quello viene tutto dopo. Prima bisogna concentrarsi sul messaggio, su come fare marketing. Poi una conseguenza, il mezzo è una conseguenza. Non facciamo l'errore delle compagnie che dicono che il futuro è il digital, bisogna puntare lì. Cosa fanno? Fanno le stesse identiche cose che facevano sui volantini polverosi che sono ancora sulle nostre scrivanie, adesso le mettono sul digital. Risultati uguali ai volantini polverosi. Zero. Noi dobbiamo concentrarci sul messaggio, sull'arte di comunicare. L'arte di comunicare è trasmettere quel messaggio che vogliamo che sia trasmesso, facendo sì che sia il cliente a venire da noi. Sui volantini c'era, siamo la compagnia più bella, il nostro prodotto è il migliore e comprandolo tu risolverai tutti i problemi. Lo stesso messaggio che c'è sulle pubblicità adesso. Ecco lo stesso risultato. Quindi facciamo questo sforzo, non facciamoci condizionare dal media, quindi dal sistema, se è un volantino, se è un post o quello che sia. Concentriamoci sul marketing, su quello che vogliamo comunicare, come comunicarlo al meglio, con arte. Essere artisti e creativi in questo. Poi dopo lo decliniamo nei vari nostri modi di proporci al pubblico. Può essere qualsiasi, ma prima pensiamo al nostro messaggio, ok? Questo è quello che dicono i grandi guru del marketing. Questo è quello che predichiamo anche con noi col marketing assicurativo. Per seguire altre pillole, metti mi piace alla pagina YouTube e potrai seguirci. Ciao!